Gli uomini non sono i soli a saperci fare con le armi. Sono brave anche le donne. Puntare al bersaglio, essere spietate, far fuori l'avversario. Oh sì. Le armi di una donna. Personalmente non ci ho mai rinunciato. Mi ha spinto davvero in alto il fatto di essere una donna. Sexy. Lo vedevo bene, altro che. Come mi guardavano tutti quando entravo nella sala conferenze per la riunione del martedì. I signorotti dei piani alti. Facevo il giro del tavolo e dietro di me 30 occhi mi guardavano inebetiti e li sentivo sulla pelle. Ma non sono mica scema. Se vogliono starsene lì tutto il giorno impalati, ma prego. E glielo faccio il favore. Ho fatto pratica anni fa in Sudafrica. Eravamo in tour promozionale per la AX15. In hotel c'era uno di quegli specchi doppi. Me ne stavo lì con il mio Didier. E un bicchiere di whisky in mano. Bazooka, ne capisco più io di tutti gli uomini sulla terra. Signori, egregi signori, vi svelo un segreto. L'arma di una donna è la sua testa. Voi non gradite, signori, che qualcuno sia più intelligente di voi, non figuriamoci una donna. Got it? Oh, beh, del resto è un po' difficile per voi uomini. Voi, signori, quando cercate un successore, vi assicurate che sia intelligente quanto voi, anzi magari un pelino di meno, di modo che nel giro massimo di 3 cambi di poltrona sieda sul trono un cretino patentato. Guardate i nostri dirigenti. Fra 10 anni ci sarà un papa donna e un presidente americano donna, nera, povera, ebrea, femmina. Ritornerò. Sì, e lo farò dal portone principale, con il sole in fronte. Un martedì tappeto. I quadri dirigenti schierati. Sì, andrò dritta alla sala riunioni. E le mie mosse di karate vi stenderanno talmente bene che vi dimenticherete di fissarmi il culo! Del resto, per rendere più accettabile la politica interna di un'azienda, sarebbe meglio che fosse una donna a dirigerla, no? Le mine anti-uomo, per esempio.
un tema controverso già all'interno dell'impresa, eh? Beh, se le dovessimo consegnare in un'area di crisi, sarebbero senza dubbio più umane se a smerciarle fosse una